Per noi la vita è divisa in un prima e in un dopo la tragedia di Giulio. Come uno spartiacque nella visione e nella percezione dei fatti e delle persone e dei loro aspetti etici. Il tempo può essere anche un buon alleato, lo insegna la storia e lo spiega la psicologia. La verità dopo un po' non riesce più ad essere trattenuta e trascima, esonda dalle coscienze dei carnefici, testimoni incapaci di trattenere le nefandezze delle quali sono stati artefici, complici, più o meno consapevoli o semplici osservatori. Strappare brandelli di verità, come li definì Henry De Luca, richiede pazienza, dedizione, empatia, coraggio e intelligenza. Giulio è stato seguito per mesi, spiato, tradito. È stato catturato, trascinato, spostato, umiliato, torturato e infine ucciso da moltissime mani. E davanti a molteplici osservatori. Siamo certi che queste persone non hanno potuto dimenticare la consapevolezza di aver partecipato o assistito al compiersi del tutto il male del mondo divorerà le loro coscienze. Noi siamo nati e cresciuti su un bordo, su una terra di confine dove era naturale vivere a contatto con l'altro, senza per questo sentirsi o sentirli diversi. La nostra è la generazione cresciuta andando in jugo, cioè in Jugoslavia, a fare benzina, a prendere la carne, a passare le ferie, a mangiare una sera al ristorante o magari a comprare le sigarette perché costavano di meno. Sappiamo, perché sono le nostre storie, che i bordi sanno anche essere spigolosi. Sappiamo che i confini possono essere anche poco accoglienti. Ma sappiamo anche, e Giulio l'aveva capito perfettamente, non a caso era un grande appassionato di storia, che l'unico antidoto alla paura è la conoscenza. Che le trincee è necessario scavalcarle per non finirci dentro. Un altro aspetto che secondo noi chiarisce cosa intendiamo quando parliamo di solidarietà è quello che abbiamo costruito attorno a un colore, il giallo. Giallo come Giulio. Le persone ci raccontano di questo filo giallo che unisce. Un'amica era sull'autobus a Trieste, ha incrociato gli occhi di una signora, si stava tenendo alla maniglia dell'autobus e si sono sorrise dopo essersi accorte che entrambe avevano il bracciale giallo. E potremmo raccontarne tante di queste storie. Un riconoscersi nella solidarietà, un riconoscersi nei diritti civili, nell'importanza di difendere e proteggere anche Giulio, la sua storia. Uno specchiarsi nel noi non vogliamo. Vogliamo la verità per Giulio e per tutti i Giuli e le Giulie d'Egitto e non solo. È diventato ormai un modo di pensare, di essere e di concepire la vita. Quella macchia di giallo si è trasformata nella manifestazione di un principio. Un modo chiaro per far sapere cosa si pensa e come ci si pone rispetto ai diritti umani. È dire da che parte si vuole stare. Giallo Giulio vuol dire anche solidarietà con tutte le persone che ci stanno vicino. Significa relazioni, empatia, affetto. Giallo Giulio è diventato una scelta etica di una parte del paese che vuole contraddistinguersi perché lotta per la dignità, perché non si sottomette alle incoerenze, alla logica degli affari. Giallo vuol dire verità, ma anche trasparenza. Il giallo è come una luce limpida che illumina e aiuta a fare chiarezza, anche sulle scelte che ognuno fa. Tutte queste parole, dittatura, tortura, sparizioni forzate, annientamento, erano lontane dai nostri vissuti personali. Sono parole che inevitabilmente provocano dolore solo a pensarle. Erano parole che conoscevamo e usavamo per la storia e perché noi e le nostre famiglie di origine siamo sempre stati abituati a informarci per capire e avevamo inserito nell'educazione dei figli un senso storico critico. Non erano parole sconosciute, ma il loro significato ha assunto un'altra dimensione, un altro peso, fin dai primi istanti in cui siamo stati informati che Giulio non era rientrato nella sua abitazione del Cairo ed era scomparso nel nulla. Ci sono una serie di parole che definiremo vuote. Sforzi, piena collaborazione. Siamo in attesa, quanto prima, auspichiamo, assicuriamo, deploriamo. Ecco, queste sono le parole che fino ad ora abbiamo sentito dalle voci, soprattutto dai politici, e che non hanno mai portato a nulla.
Probabilmente deve esserci un copione, anzi uno script, che a seconda del contenuto e del momento viene un po' rivisto e adattato alla situazione. In un libro di Giulio, Meditations for Women Who Do Too Much, abbiamo trovato questa citazione di Judith Knowlton. Affoghiamo la nostra mente con le parole. Esse ci ipnotizzano e ci manipolano, mascherando la verità e perfino quando essa è chiaramente davanti a noi. Per scoprire la realtà sottostante, ho imparato ad ascoltare soltanto l'azione. Ecco, noi vorremmo meno parole vuote e molte più azioni concrete. L'amicizia è il filo conduttore che fin dall'inizio ha legato tutta la nostra tragica vicenda, in continua evoluzione, che ci ha portato fino a qua, dall'avviso della sparizione di Giulio a oggi. D'altronde l'amicizia è stata un cuore pulsante nella vita di Giulio e continua a esserlo anche ora. Abbiamo un album fotografico intitolato Il nostro amico Giulio. Grazie Giulio, sarai sempre con noi. È stato creato in pochissimo tempo dagli amici di nostro figlio. Ogni foto, ogni parola ci restituisce l'immagine di Giulio come amico. Questo libretto per noi è davvero un oggetto prezioso e leggendolo offre una documentazione provata di chi era Giulio. Il Giulio spiritoso, appassionato, studioso, che dà consigli, che dà aiuto nelle scelte di vita, esperto di cucina, viaggiatore, molto deciso nelle sue opinioni, appassionato nelle discussioni, tenace nel sostenere le sue teorie, ma anche molto aperto ad ascoltare le altre opinioni e disposto a cambiare idea. A volte era un intransigente rompiscatole. Oggi ci troviamo con tanti amici nuovi, semplici cittadini, uomini e donne del mondo dell'arte e della cultura, alcuni più vicini alle istituzioni. Noi queste persone le ringraziamo tutte perché hanno utilizzato la loro creatività, la loro intelligenza, il loro tempo, la loro visibilità per portare avanti la nostra battaglia, che è una battaglia corale per Giulio e per tutte le Giulie e i Giuli del mondo. Magia è sentire che devi guardare verso l'alto e vedi uno striscione giallo. Magia è qualcuno che ti scrive e ti dice che ha conosciuto Giulio. Rimani un po' sullo difensivo, temi sia un impostore, ma poi ti racconta cose di Giulio, racconta proprio di lui e ti restituisce una sua immagine di com'era con gli amici e colleghi. Un regalo inaspettato. Magia è andare a un incontro pubblico lontano da casa per parlare di Giulio e intravedere tra le persone due occhi che ti sembra di conoscere e poi ricordi, sì, tanti anni che non ci si vedeva. Magia è stato andare recentemente sul palco al Teatro di Udine durante lo spettacolo di Vinicio Capossera e sentire applausi a non finire, surreale e commovente per noi che siamo sempre stati solo spettatori. Magia è il giallo della natura e scoprire quanti fiori sono gialli e come gli alberi diventano gialli in autunno, perché le persone, sorprese da questa meraviglia, ci inviano le foto di una natura gialla, unendosi alla nostra richiesta di verità.